Milano, dibattito ancora acceso sul registro comunale delle unioni civili. I consiglieri del Partito Democratico di Area Cattolica hanno fatto sapere che si asterranno. Con ogni probabilità nella delibera ci sarà un esplicito riferimento alla normativa nazionale che disciplina la famiglia anagrafica. Il dibattito in aula si preannuncia tuttavia molto lungo e il voto definitivo è previsto in nottata. Ma sentiamo adesso un commento del giurista Alberto Gambino, intervistato dalla nostra Sara Lucaroni. Vediamo. I registri delle unioni di fatto che si vogliono istituire nei comuni, in particolare a Milano, hanno un intento in parte ideologico, perché è materia dello Stato quella di legiferare circa la regolazione delle unioni di fatto, tanto più se fossero unioni omosessuali. E dunque, in questo caso, poiché si vuole incrementare la soglia di accesso ai servizi sociali, ai servizi comunali, significa che sono propedeutici a delle graduatorie che dovrebbero a questo punto mettere sullo stesso piano anche le unioni rispetto alla famiglia legittima, il che obiettivamente ha un intento non squisitamente amministrativo, ma che di portata generale dovrebbe essere appunto lo Stato, cioè il Parlamento, a stabilirlo.